Grazie mille, un bel applauso, dai, che ci vuole. Passo la parola subito all'amministrazione comunale. In tempi normali avremmo potuto chiedere qualche cosa, però ahimè, in tempi eccezionali non possiamo chiedere niente perché non possono far niente, ho già risolto il problema. Quindi ringraziamo solo per la partecipazione a questa occasione di incontro. Grazie mille, porto i saluti del sindaco che devo dirvi è indisposta, ma la prima preoccupazione che ha avuto è qualcuno sto pomeriggio deve andare, quindi mi ha delegato a essere qui presente, ma siamo felici di essere presenti in una realtà come questa, come un'azienda che è una ricchezza per il territorio, perché è un'azienda sostenibile, è un'azienda attenta ai bisogni del territorio. È un'azienda che è capace di coinvolgere i propri dipendenti, questa mi sembra una bellissima esperienza e quindi non possiamo che essere veramente contenti e felici di avere delle collaborazioni, di avere delle aziende su questo territorio che lavorano così. Grazie e buona continuazione. Grazie mille. Ricordo velocemente che alle mie spalle, voi vedete là in fondo una calandra, perché il nostro prodotto sono anche le calandre e soprattutto le calandre, una calandra che va in Corea del Sud nelle prossime settimane, dall'altra parte una grossissima calandra che va in Germania e sullo sfondo invece un impianto che va a Singapore. Questo è il nostro capannone, diciamo, secondario. Nel capannone principale ci sono tanti altri impianti in costruzione, ma questo lo dico per dare evidenza che siamo e cerchiamo di essere un'azienda con una prospettiva. Il nostro simbolo è l'ingranaggio e come sappiamo l'ingranaggio è fatto da tanti denti e ognuno di noi, perché qui non c'è questione di essere uno differente rispetto al ruolo, ma tutti hanno una partecipazione affinché questo ingranaggio giri. E far girare l'ingranaggio in una compagnia che è una family company, non è una società familiare, ma è una family company che ha un concetto un po' più allargato e un po' più specifico, in una società come la nostra è basilare per riaffermare il nostro essere e anche, permettetemi, in questo momento dare una visione di coraggio. Perché noi tutti affrontiamo giornalmente e abbiamo affrontato in 2 anni di pandemia, abbiamo saputo quale era la paura, l'abbiamo condivisa e spero che non ci sia proprio occasione di dover condividere altri momenti brutti. Però noi siamo una società forte perché siamo uniti e perché ci siete voi, quindi l'applauso va da parte mia a tutti voi. A questo punto chiedo, abbiamo qui l'Annalisa, chiedo al sindaco di poter scendere, il presidente di Confindustria Varese di essere presente, uno o due rappresentanti delle rappresentanze sindacali e di fatto, visto che non è che dobbiamo accendere un macchinario, di fatto noi diamo corrente a quello che è l'impianto fotovoltaico. In teoria, visto che l'effetto lo abbiamo sul nostro tetto e non abbiamo nessun effetto, i tecnici della ditta hanno collegato queste lampade che sono il nuovo sviluppo dell'impianto a riscaldamento a infrarossi. Quindi direi, padre illuminato, lei deve essere qui davanti, perché illuminato è la fonte di energia, noi vogliamo la luce tutto l'inverno, il sole, essere radiosi, perché sennò non produciamo energia. Va già bene illuminato, ma noi speriamo nell'illuminante, nell'effetto illuminante per tutto l'inverno. Quindi Annalisa, a te alzare la manettina e speriamo di non far brutte figure. Ok, da questo punto con la nostra testa abbiamo 250 kW di impianto e questi sono
diciamo, un'esemplificazione di quello che abbiamo messo e che stiamo sperimentando. Le rappresentanze